Intervento e poi è la musica, quegli artisti che contribuiranno a chiudere in bellezza la nostra giornata. Vorrei dire alcune cose. Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno raggiunto la nostra città, ma vorrei ringraziarlo davvero con orgoglio, perché oggi non ci sono le città e basta. Oggi c'è una provincia splendida, quindi io mi sento di parlare per le città di Venezia, per Venezia terraferma, ma per Mira, per Dolo, per Stra, per Chioggia, per Porto Gruaro, per San Donà, che hanno dato un contributo splendido a questa giornata. Oggi l'abbiamo dimostrato, che il Veneto non è solo barbarie, che anzi siamo in 5.000 e possiamo dire che oggi c'è stata molto più umanità che barbarie. Siamo riusciti a far prevalere le voci di accoglienza su quelli che bruciano i roghi dicendo che i rifugiati non devono venire. Siamo riusciti a dire che una città migliore è una città accogliente, è una città sicura, è una città dove si vive in pace. Perché scatenare la guerra tra noi, i nostri cittadini nati in altre parti del mondo, è quello che ci fa vivere male. Noi crediamo nei valori dell'umanità, perché siamo stati side by side, perché è il modo migliore di vivere, perché solo, come ci dicono sempre i nostri amici di Sanca Veneta, venetisti, siamo tutti compagni e compagni se anche i nostri diritti. Allora noi non perdiamoci di vista, perché c'è da portare ancora tanta umanità. C'è da portare umanità nella scadenza del 20 giugno, nella giornata del rifugiato, che è una giornata importante in cui continuare a lavorare tutti insieme in questa meravigliosa rete che abbiamo messo insieme e che ha costruito la città di oggi. Ma ci sono posti che sono troppo abituati a vedere barbarie, vedere la barbarie della Lega, vedere la Lega di Zaia, che è quello che va a fianchetto, che si mette vicino a chi augura l'inferno, a chi l'inferno l'ha appena attraversato per mettersi in salvo. La Lega è da anni che fa il suo rifugio, il raduno a Pontida. E dal sud, da quel sud che orgogliosamente parla di accoglienza, parla di umanità, hanno lanciato un'idea. Perché non andiamo tutti a portare l'umanità che abbiamo visto oggi anche a Pontida? Allora tutti insieme, noi vogliamo il 22 aprile andare in tanti, verranno costruiti pullman, dei modi di raggiungerla, per una giornata come quella di oggi, che metta l'umanità davanti alla barbarie. E l'umanità è la convivenza, l'umanità è l'essere diversi ma avere uguali diritti, uguali desideri e uguali sogni. I nostri sogni sono la giornata di oggi. Ringraziamo davvero con il cuore e vi invitiamo a rimanere a concludere in bellezza e in festa questa giornata, ma ringraziamo tutti, perché se oggi siamo stati side by side è perché impariamo a non delegare, perché a volte è difficile rispondere colpo sul colpo al razzismo e invece si può, e oggi siamo stati di più. Quindi facciamoci un applauso, perché side by side e quelli umani siamo noi. Grazie.